Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi e da oggi siamo qui ritornati su Fortnite in compagnia della mia ragazza. Salve. Per andare a giocare con solo l'arma mitica di Bender. Una challenge che faccio solitamente per tutte le nuove armi. Questa qui l'abbiamo fatta solo durante la random skin di Futurama Challenge, ma effettivamente non l'avevo ancora proposta come video preso singolarmente. Tra l'altro anche con la versione d'oro di Bender che non avevo ancora mai usato. Di conseguenza ci divertiremo. Un altro motivo per cui non avevo ancora fatto la challenge è che in questi giorni stanno uscendo un sacco di video inerenti alla mia nuova mappa di Holy Up su Fortnite. Mi raccomando, la potete giocare ovviamente tutti quanti. Questo qui è il codice che dovete inserire volendo appunto su codice isola, che sta qui in alto nella selezione di modalità. Una volta che avete inserito il codice qua, vi apparirà appunto questa schermata. Mettete, mi raccomando, il cuoricino, così avete la mappa tra i preferiti e ogni volta non dovete reinserire il codice. Prima di continuare con il video, però, ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato al negozio oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzi, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie però di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace per supportare il video. Ora vi lascio al game, buona visione. Ok ragazzi, ovviamente ce ne andiamo al molo di Mega City, dove si trova il buon Bender. Ho visto un sacco di gente atterrare, ok, anche se a Mega City ultimamente non è che ci stesse venendo chissà quanta gente, ma va bene, spero che nessuno arrivi lì. No, che okay, pirato. C'era un Goku che mi sembrava volesse atterrare proprio lì. Speriamo di no. Raga, se vedo che qualcuno atterra lì vicino, al massimo prendo c'è un'arma al volo. Ok. Hanno fatto tutti un atterraggio abbastanza ambiguo. Allora, io che dici? Io compro sia l'arma. Ti stavo per dire, lo soldiamo anche. Allora ne compro due. Io ne tengo due, magari se una si surriscalda. Cioè, vedo se effettivamente può aver senso averne due. Cioè, nel senso, allora io sparo con questa. Si surriscalda. Se switcho posso risparare subito. Vabbè, averne più di una non credo, cioè averne più di due non credo abbia senso. Tanto tempo che utilizzi una, l'altra si raffredda. E devo dire che questa ci può stare come giocata. Ok. Ah, addirittura, allora lo scettone ce l'avevo, ma va bene. Ah, se ce l'hai però allora dammelo. Sì, e infatti per quello ti stavo dicendo. Allora, detto ciò, andiamo subito a cercare qualche bel avversarietto. Ah, lui droppe colpi. Sì, droppe colpi, ma a me non interessano oggi, ovviamente, sì. Perché... Ma sì, ovviamente a te sì. A me no, perché non hai colpi, l'arma di Bender. E vediamo un po' però. Perché io ho visto tutta quella gente atterrare, ma... Non sto sentendo niente nessuno. Mi ha rubato nessuno. La zip l'infame. Ti ha rubato la zip Bender? Sì. Raga, non vedo nessuno. Non vedo e non sento nessuno. Com'è possibile sta cosa? Cioè, fino a un attimo fa qui a Mega City sembrava ci fosse atterrato chiunque. Tutta la lobby. C'è il rampino. Non so se te lo puoi portare. Beh, sì. Comunque un movement il rampino. Alla fine possiamo portarcelo. Qui ci sono murite spaccati a porte aperte. Ok, quindi lì non ci sono stato io, quindi di sicuro qualcuno a questo punto ci sta. Il problema è capire dove si siano nascosti. Non lo so, proviamoci a far sentire. No, raga, che non mi vale fare un gameplay camperato, dai. Poi tra l'altro venendo proprio qui a Mega City. Che c'è? No, continuo a trovare porte aperte ma mezzo mutato. Mi sa che sono scappati perché c'eravamo noi. Sì, ci sono scappati. Mi sa di sì, mi sa che hanno lootato due cose al volo e se ne sono andati. Ma probabilmente ecco il Goku qua. Ma probabilmente perché anche loro hanno visto un sacco di gente atterrare qui e pensavano ci fosse. L'ho visto dalla finestra. Sì, ma mi segna passi però. Ecco qua sopra. Ok, qua sopra. Mamma mia, regà. Gli ha sparato pure Bender. Povero. Tra l'altro è andato a terra, quindi occhio. Ah, abbiamo messo squad ovviamente. Sì. Siamo in squad, quindi dobbiamo stare attenti. Sta cosa, raga, non l'avevo... Non so se l'avevo detto o non l'avevo detto nell'intro, no. Ma va bene. Mi sa di no. Allora, detto ciò, tu stai portando gli scildoni o che cosa? Scildini. Allora, tieni, te li lascio pure questi tre. Non so se sei full sono o meno. Full. E ne ho visto un altro qui. Questo, raga, stava qua da solo. Va bene. Mi ti sparano? Sparato, ma non ho capito da dove. Dalla strada. Dalla strada. No, c'è il compagno pure di là. Ok. Ok, quello da mamma mia. È una cool questa, oh. Cioè, è una skull, anzi. Mamma mia, regà, comunque. E ne manca uno. No, è morto. Ah, ok. Allora, è morto subito. Questi,
scuoto, vabbè. Boh, magari qualcun altro l'aveva uccisi. Boh, vabbè, comunque, detto ciò, stiamo sciogliendo, ragazzi. Stiamo sciogliendo chiunque, perfetto. Andiamo con il perk. No, proviamo a switchare. Non ci interessa nulla. Vabbè, guerriero della traversata, così, tanto per... Ah, c'è gente qui? Ok, laserato a terra. Ok, questo c'ha anche i guanti, quindi stiamo attenti se magari ci sono i compagni invisibili. Sto cercando di arrivare più veloce che posso. No, ma non ho capito dove sono i compagni. Secondo me sto qui si era diviso dai compagni. Meno male ci stanno a capire tutti i team che stanno a giocare praticamente separati tra loro. Ah, se c'hai i colpi delle armi me li droppo. Te droppo tutto quello che c'ho, tanto non ci faccio nulla con i colpi delle armi. Grazie. E direi... Te li puoi riprendere? No, non è tanto, che ci faccio? Per me. Anche quello è vero, ma ormai sto andando dai boss, che a questo punto ci andiamo a prendere i succhetti. Mi fai da banca dei colpi. Banca dei colpi, ma poi chiedo gli interessi, eh. Va bene. Allora, vediamo un po' contro i boss come si comporta. Vado, Sì, sì. Ok, ma perché non si sono ancora triggerati? Perché siamo lontani? Lontani. Ammazza, poverini. Cioè, di solito si triggerano a caso e poi da così vicino, perché poi non è che fossimo così lontani, non ti dicono niente. Ah, vabbè. Allora, andiamo ad aprire il bunker. Tra l'altro, ce l'ho ancora pingato io. Come se non l'avessimo ucciso. Bene, benissimo. Me le segna a 14. Fantastico. Allora, giustamente siamo in squad, quindi ci sono un sacco di succhi. E io però ne prendo comunque solo due in realtà. Direi di sì. L'ho lasciata io l'arma di Bender. Ok, va bene. No, più che altro perché io voglio portarmi il movement e i buncatili, regà. Mi sembrano due cose abbastanza importanti. L'arma di Bender. Ce le ho io. Quindi dici sì, vabbè, magari potrei lasciar per i due. Ok, allora sì, le uniamo. Ok. E dove sono gli altri succhi? Li ho io. Quanti ne hai presi quindi? No, ormai l'avevo bevuto. Ah, ok, vabbè, vabbè. Splash. Ok. Allora, detto questo, si sta per chiudere la tempesta, quindi dobbiamo stare attenti. Siamo comunque in safe e non sta arrivando nessun altro qui, va bene. Sì, qui davanti ci sono spawnati degli NPC, anzi un NPC. Chi è? Ok. E coso? Archetipo. Va bene, ci ha dato un altro scildone. Ah, si può pure reclutare. Sì, sì, si può soldare. Sparano di qua. Ti faccio soldare, così siamo in quattro anche noi. È vero, sì, siamo in quattro anche noi. Ah, prova a prendere l'altezza sulla montagna. Ma in realtà è una cavolata perché loro sono molto più lontani. Madonna, raga, ma ci segnava gli spari da lontanissimo. Allora, buoni un attimo. Allora, il Bender si è trasferito. Ricorda che io sono qui indietro, che sì. Non ho rampino. Mamma mia, regà! Ma di che stiamo parlando? Bender che dice prossima vittima mi fa capire che è atterrato qualcuno. Sì. Abbastanza. Ne ho atterrati due. C'è il terzo qui. L'ha atterrato Bender. No, io. Ah, te, oddio, gli ha sparato Bender. Ah, ok, va bene. Hai fatto prima due, evidentemente. Però dove sono gli altri? Voi? Ma perché stanno giocando tutti divisi questi qui? Cioè, dove sono i compagni di quest'altri? Vabbè. Questi due stanno... Ah, no, mi sparano da dietro. Ma come ho fatto a non vederlo, raga? Mamma mia, raga, un come laser. Sei caduta? Ma scivolato, però scordata che c'ho il perk che mi infangano i buchi. Aia! Ah, sta qua sotto. No, sono... sono caduto io. Sto risalendo. C'è una banana sbucciata. Stava coperto dall'albero, ma non ha capito che lo prendevo comunque. Un cucciolotto. Ok. Va bene. Io, regà, comunque nel dubbio li finisco. Nel dubbio. Comunque, regà, è... Allora, la prima volta l'ho provata, dissi subito che era tanto imprecisa. Però vi posso dire, adesso la sto usando tanto, che ci sto prendendo un po' la mano... Ma in realtà è devastante. Cioè, basta ci prendi un attimino la mano che capisci bene il rinculo e la mira. Ed è una roba senza senso. Non per niente, dici laserano. Ma infatti. Hai preso il perk delle chiavi.
Sì, così a caso, tanto per... Mi prendo un altro rampino, qua ce n'è uno da 21. Lo so, perché ce n'avevo già tre, ma va bene anche così. Ed è qui botta che vi curo. Ci stanno rubando la cosa, ma sta a 600 metri. Non l'avevo neanche sentita spawnare. Neanch'io. Rip, ce la stanno rubando. Il rampino non credo ci arriviamo in tempo. Però. Tu ce l'hai il rampino? Ho preso quello che ho lasciato. E bah, però proviamo, dai, andiamoci a vendicare. Come si sono permessi, su? Cioè, non possiamo permettere una cosa del genere. Questo è un affronto. Questo è palesemente un affronto. Però sì, raga, stava proprio lontano. Invece ci arriviamo in tempo. Sì, dovremmo arrivare in tempo. Ok, non mi si stava aggrappando lì. Neanche a me. Mannaggia. Mo qua il problema. Dobbiamo far il giro. Sì, l'hanno aperta. Però in realtà è meglio, perché magari arriviamo lì mentre stanno lootando. Problema... No, si sono messi qui bunkati. Occhio amore, gli sta andando proprio... No, ma poi gli si è andata proprio addosso. Ma è stato il rampino. Ah, quello è bianco, brava. Non era voluto. Io glielo farei fuori il bot. Anche perché è quella che cura. Ok. È craccato questo. Giocherei un bunkatilino. Ok. Allora. E non riesco a saltare. Non riesco a saltare. Ma il loro bot spara, ma il nostro. Ma li sta provando a rissare. Ma che sta facendo? C'è uno la corona, tra l'altro. Ah no, uno solo c'ha la corona. Vabbè. Allora, ladri di loot, non ci provate mai più. Sì, mamma mia. Guarda qui, questi qua come si sono permessi. Tra l'altro c'è anche l'isola. Oddio, sempre a 500 metri. Tutto abbastanza lontano quest'oggi. Vabbè. Me li bevo i succhi, non li lascio qui. Sì, sì, no, bevi tutto, bevi tutto. Questo qui ha spottato. L'archetipo che c'è tu spotta e... Non ha pingato nessuno, quindi qua siamo abbastanza tranquilli. Pieno di guanti qua, non sto capendo. Di guanti? Sì. No, però quelli invisibili. No, c'è un rampino a 24 delitti. Sì, me lo prendo, va. Il mio sta a 11. Una a 3. Mi sa che l'avevano loro. Usato loro, sì. L'avevano usato molto, molto pure loro. Guardate, non me lo prende perché c'è lui. Non mi prende questo rampino. Perché non mi fa prendere... Oh, no. Non lo puoi switchare il rampino, vedi. No, ma non me lo fa prendere. Non ce l'ho io più. Non ce l'ho. Non me lo sta facendo prendere il gioco. Provo. Ah, questo è 11. No, l'hai preso? No, non l'ho preso. Sta qui a 24. Quello da 24 mi hai pingato tu. Te l'ha preso? Sì. Ma io, boh, regà, non c'ho parole. Non puoi portare più dispositivi di oscillazione. Ma non ce l'ho nel coso. Non me lo fa prendere. Ma io non ce l'ho. Ma io vabbè, ragazzi. Guarda, non mi fa prendere i rampini. No, non me li fa più prendere. Si è buggato. Prova a prendere il bunkatile. Io c'avevo il bunkatile. Non me lo fa prendere. Non me lo fa prendere. No, non me lo fa più prendere. Va bene, grazie. Grazie mille. Gentilissimi. Non ci sono mai bug. Chissà quando lo correggeranno, tra l'altro. Forse per fine stagione che toglieranno il rampino. Appena siamo in safe, magari prova a droppare tutto. Sì, esatto, prova a droppare tutto quanto, va bene, però almeno così ce l'avamo tutte e due. Ma la cosa bella è che, sapendo del bug, ho prima provveduto a droppare il rampino, comunque switchandolo con una cosa, ma niente. Ah, vabbè, proviamo. Vediamo un po'. Ah, sei andata... amore, aspetta. Ti ho detto qui. Lo so, ma me l'ho messo qui, vabbè. Allora, vediamo. No, non puoi portare più dispositivi di oscillazione. Va bene, Fortnite, va bene. Tieniti pure i tuoi segreti di tutto. Non posso giocare con il rampino in questa partita, va bene. Allora, direi che è inutile andare all'isola a questo punto, anche perché sta pure fuori safe. Quindi magari a questo punto andiamo verso la safe. Passi? Ma dove? Qua, sopra di me, mi sa. Ma non me la segna? Ah sì, ora mi segna qualcuno e sta picconando. No, sta lì sotto? No, stanno qua sopra, mi sa, no, lo sai? Stanno sopra. No, allora usciamo. E prendiamoli da fuori. Uno è fuori. Ok. Aspetta che io ero uscito da quest'altro lato. Sì. Hanno pingato e... Sì, stanno là sopra. E ce n'è un altro che arriva da qui, Cioè, uno sta arrivando da qui. Puntiamo a questo qui che almeno sta qua da solo. Appena ci avvistavamo tutti e due stava scappando. Ma i nostri bot che stanno... Non lo so, sono rimasti... Sì, sono rimasti bloccati lì a fightare con quelli che stanno sopra. Mamma mia, l'ho distrutto quello lì. Quello rosa
Sì, è bianco con isso praticamente. Traccato anche il cavaliere rosso. Vorrei provare a salire in qualche modo, ma qua non ci stanno modi. Ricraccato. Vedi perché serviva il rampino? Mannaggia la miseria, mannaggia. Ma che cosa mi stanno sparando? È sceso, okay. Uno. Sì. Dai, archetipo, uccidilo. Ma l'archetipo non gli spara, ce l'ha davanti, non gli sparava. Pure quest'altro stava a guardare così in alto per capire cosa stesse succedendo. Va bene. Andrei in safe direttamente. Sì, andiamo, andiamo. Macchina? Sì. Sì, stanno qua. Aspetta, perché io mi giocherei un buncabile. Uno c'ha da mina. No, madonna, infatti. Quello dietro l'ho hitato abbastanza. Questo davanti è quasi one shot. Atterrato. Dai, archetipo, sparagli pure a questo. Atterrato pure quello. E questo ci sta scappando. Dai, è one shotissimo. Atterrato. Ok. Il problema di quest'arma è che ogni tanto è difficile. Lo sta arrestando, lo sta arrestando. L'ha arrestato. No, come l'ha arrestato? Mazza, mezzo secondo. L'hanno fatto. C'hanno i succhetti, occhio. Quello l'ha arrestato. Ok. Questi erano messi decisamente bene, Questi erano messi decisamente bene. Tanto ci stanno una marea di succhetti, amore, bevitili tutti. Sì, ho splashato il bot. Ok, e andiamo verso la safe come stiamo facendo. Sì, molto probabilmente siamo 4 contro 2, Sì. Ok. Però anche noi siamo 4, abbiamo anche noi siamo 4, è vero. Non facciamo NPC shaming. Il problema adesso sarebbe che loro... No, stanno lì e mi sa ci stanno anche mirando. Quindi passiamo per di qua molto rapidamente. Stanno scendendo, vedi, stanno facendo meglio per noi. Meglio per noi se scendono. Se scendono e noi saliamo. Penso ci vogliono fare il giro per salire lì, penso. Sì, sì, meglio per noi però se fanno... Sì. Top, allora sì. No, aspetta, proviamo a salire qua sopra. Appunto, mettere un buncato. Sì. Mi hanno anche preso. Sì, si può salire qua. Ma ce n'è uno così, stanno... Ma che cosa stanno facendo? E uno l'ho laserato già, quello sta in prima fila praticamente. Sì. Ho trovato un buncatile. Brava. Ok, top, perché anche quello davanti tanto l'avevo laserato. Anche quello davanti. Ok, l'ho rotto anche uno che sta laggiù. Quello che sta laggiù l'ho rotto. Raga, ma st'arma non era così precisa il primo giorno che è uscita da così lontano. Io ho rotto un po' quello. Ok. Secondo me l'hanno... No, raga, l'hanno mezza potenziata, non è possibile. Cioè, o sono diventato io un mostro della mira così dal giorno alla notte o... Ma Bender, che cosa stai facendo? Bender sta sparando al nostro buncatile. Lì dietro non ho capito se è indietreggiato l'altro. Quello là si sta... Cerca di finire quello lì, ok? Che se no se lo ressavano. L'altro è qua dietro, quindi non lo possono ressare. Ma io quell'altro è un po' che lo sto hittando da prima. Traccato quello dietro. Io il succo lo bevo lo stesso. Ok. Guarda quello lì che ogni tanto tira fuori la capoccetta. Bender! Ma guarda Bender! Ma io regà non ho parole. Cioè... Vabbè. Oh, è morto. Quello dietro è praticamente morto. Ok? No, quale ucciso? Quello sotto kill... o davanti? No, la kill di quello là dietro. Ah, ok. Questo è bianco però. Ma tu sì, ma anche l'altro era traccato mezzo bianco. Sì, quello. Sì. Sono spaccati tutti e due. Dovrebbero aver finito le cure, spero. Ma più che le cure devono muoversi per la tempesta. Cioè per forza si devono muovere. Si è ucciso da solo il mio bot. Mi ha fatto esplodere. Perfetto. Ho rirotto lo shield a quello davanti. No, però mo si riesco. Vabbè, Bender distrugge le cose invece di sparare a loro. Perché il mio e si è esploso da solo, infatti. Ah, quello è praticamente morto. Dai, un po'. Atterrato. Oh. Qua dietro c'è l'altro. Sì, ma io tanto rimarrei sempre qui. Ah, vabbè, Bender si mette davanti. Cioè, non sta facendo una cosa giusta, Bender. Vabbè, vai, vabbè, finisci quello. Questo oro. Allora, sta provando... dal compagno, sì? Credo. Che vuole provare a salvarlo. Ma è one shot. Let's go. Let's go con vittoria della corona, tra l'altro. Dai! Yeah.
perfetto, ragazzi. Io sono abbastanza convinto che l'arma sia stata potenziata rispetto a quando è uscita, perché veramente i primi giorni che è uscita io non riuscivo a beccarci nessuno, o meglio mi risultava lenta in alcune situazioni, da lontano era veramente difficile da utilizzare. Oggi invece devo dire che siamo andati veramente alla grande. Non lo so, da capire, magari ero in forma io, non ne ho idea. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo ovviamente di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande e tutto attaccato, nel negozio oggetti di Fortnite, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciando un bel mi piace. Per noi tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli! Ciao!